Sono milanista dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è un sogno che si avvera, è un motivo d'orgoglio molto importante e spero e voglio ripagare questa fiducia che mi ha dato la società sul campo e nel quotidiano. Il portiere del Milan ai tempi, quando ero bambino, era Sebastiano Rossi, hai quell'impronta lì, hai quel modello, poi da bambino soprattutto. E mi piaceva molto il suo modo di stare in porta e ero proprio classico tifoso milanista, poi appunto ero portiere, però non c'è stato un motivo scatenante che mi ha appunto fatto fare questo ruolo. Mi ha aiutato un po' il fisico, che già da piccolo ero molto alto e quindi mi hanno anche indirizzato e consigliato su questa strada. Ho una certa maturità, adesso ho fatto parecchi anni a Bergamo, ho fatto anche dei prestiti. Io sono partito, ho fatto il settore giovanile Atalanta, poi ho fatto la Serie D, la C2, la C1, ho fatto praticamente tutte, tranne la Serie B, tutte le categorie. E questo diciamo è lo step diciamo, finale, non sta mai a dirlo, nel senso che è lì sotto gli occhi di tutti. È un portiere fortissimo, uno dei migliori al mondo. E per me sarà importante anche stare vicino a lui, anche per imparare, perché io credo che se anche ho 31 anni comunque posso imparare ancora qualcosa, si può sempre imparare e quindi sono contento di lavorare con lui e con appunto il team e gli altri portieri che l'ha creato. Ho fatto un anno con lui a Firenze dove mi sono trovato benissimo, è stato un bell'anno, mi sono sempre sentito col mister perché c'è sempre stato questo rapporto di stima reciproca. È una persona che mi ha dato molto, anche se sono stato con lui solo un anno, e mi ha accolto come mi ha accolto il primo anno a Firenze, era molto contento e sono davvero, davvero contento appunto di tornare a lavorare con lui. Qualche mese fa ho fatto la penultima partita di campionato contro l'Inter da San Siro e un po' ho pensato questo, ho pensato cavolo, l'anno prossimo questo sarà il mio stadio e già da lì ci sono stati dei bei pensieri, delle belle emozioni. Uno stadio incredibile che trasmette una forza, un'energia enorme ai giocatori e sarà davvero, davvero emozionante quando appunto ci sarà occasione. Il numero è il 5 luglio, 5-7 luglio, che è la data di nascita di mia figlia e di mia moglie, che sono nate lo stesso giorno, quindi è il mio numero, quindi non è un numero che poi mi piace, non posso cambiare. Ciao tifosi milanisti, per me è un grande onore, sono molto contento di essere qui, vi prometto che darò tutto me stesso, tutti i giorni, vi mando un grande abbraccio e forza Milan.